Abbiamo risposto alle domande, mi auguro chiarendo la posizione dell'indagato, il quale ha avuto modo di sottolineare la circostanza della sua assoluta estraneità rispetto ai fatti che inibiscono specificamente la gara, avendo avuto informazione dell'esito della stessa, si è soltanto premurato di indicare alcuni soggetti che avevano necessità di un'occupazione al fine di verificare la possibilità che si sottoponessero a un colloquio informativo e quindi la possibilità poi di di tavolare un rapporto lavorativo con l'azienda che si era aggiudicata questa gara. Sono queste le parole dell'avvocato Salvatore D'Aluiso al termine dell'interrogatorio di garanzia di Alfonso Pisicchio, ex assessore regionale fino a pochi giorni fa alla guida dell'ARTI, l'Agenzia regionale per l'innovazione tecnologica e i domiciliari dal 10 aprile. Tra le accuse il reato di corruzione e turbata libertà degli incanti, che si legge nell'ordinanza firmata dalla GIP del Tribunale di Bari, Ilaria Casu, riguardano il periodo in cui era assessore della Giunta Emiliano, quando avrebbe utilizzato la sua influenza politica e le sue relazioni tramite suo fratello Enzo per una gestione clientelare del suo ruolo, con favoritismi per ottenere ritorni in termini di consenso elettorale mediante assunzioni nelle imprese favorite o avvantaggiate di persone che assicurano il voto e che avevano militato anche nel suo partito. La corruzione intanto ci può essere se il soggetto ha contribuito alla mistificazione della gara. Si è avuto modo di chiarire che rispetto alla gara il dottor Pisicchio, il professor Pisicchio, è assolutamente estraneo. Avuta notizia dell'aggiudicazione della gara in favore di una determinata azienda, consentitemi di non ricordare qual è il nome perché le aziende sono davvero tante, che per intenderci faceva capo al dottor Riefoli, ci sono state delle segnalazioni di persone in cerca di occupazione che potessero in qualche modo sostenere un colloquio per un'eventuale assunzione. Il consenso elettorale specificamente non era oggetto, diciamo così, di domande, perché non è un'ipotesi di corruzione elettorale. Questa, secondo l'ipotesi di accusa, è un'ipotesi di corruzione. Cioè hai contribuito a mistificare la gara, a truccare la gara per intenderci, per poi ottenere la possibilità di far assumere persone a te vicine. Manca a nostro avviso la premessa, cioè il dottor Pisicchio, il professor Pisicchio è assolutamente estraneo a qualsiasi attività lecita o non lecita, non spetta a noi stabilirlo, che inerisse l'espletamento della gara. Avete chiesto la revoca della misura? No, lo faremo nei prossimi giorni. La turbata dell'identità degli incanti è collegata all'ipotesi di corruzione, perché secondo l'ipotesi di accusa vi sarebbe stato un concorso nella manipolazione dell'espletamento della procedura di gara. Insieme a lui è finito i domiciliari con le accuse di corruzione, turbativa d'asta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche il fratello Enzo, presidente del movimento politico Iniziativa Democratica. Enzo Pisicchio, al contrario del fratello Alfonso, si è avvalso della facoltà di non rispondere.